Minardi non dà garanzie ai consiglieri perché orienta i suoi atti alla sua visibilità per le elezioni regionali. È il pensiero di Progetto Fano, secondo cui il presidente del Consiglio Comunale si dovrebbe dimettere. Come si legge in una nota firmata dal capogruppo Garbatini, le ragioni di questa richiesta sono diverse. Innanzitutto il tentativo di trasportare all'infinito una mozione urbanistica urgente con rinvii multipli, ha detto il consigliere, e in più non ha mai inserito nell'ordine del giorno il mio nome come firmatario, pur avendoglielo ricordato più volte. In ultimo, ieri sera, dopo mesi di rinvii alle 22, quando era rimasta solamente quella mozione da discutere, ha prima chiesto di poter chiudere i lavori e dopo varie contestazioni ha proposto di votarla ma senza dibattito. Pronta d'altra parte la risposta di Minardi, che crede che Garbatini debba rivolgere altrove le sue richieste di dimissioni. A Garbatini rispondo che è assolutamente fuori strada, primo perché lui mi accusa di seguire la mia campagna elettorale quando ieri sera sono stato costantemente presente ai lavori dell'Aula e ai lavori del Consiglio Comunale. Seconda cosa, è fuori strada perché quando fu discussa la mozione sull'urbanistica, lui e altri consiglieri di maggioranza decisero di ritirare le proprie mozioni per presentarne una nuova di comune accordo. Quella sera, durante la discussione, fu detto che al ritiro si sarebbe presentata una nuova mozione e che non si sarebbe fatta la discussione, questo è agli atti, ma che sarebbe stata portata al Consiglio Comunale solo per la votazione. Dopodiché la mozione è stata presentata dopo molto tempo, ovviamente è stata iscritta all'ordine del giorno secondo l'ordine cronologico, come sempre fa l'ufficio di presidenza. Ieri sera abbiamo permesso a uno per gruppo, a un consigliere per gruppo, ai capigruppo di poter intervenire, quindi credo che l'elemento di garanzia nei confronti di Garbatini, ma non solo suoi, ma nei confronti di tutto il Consiglio Comunale, siano stati dati. Io sono garante di tutti, sono garante dello svolgimento dei lavori. Mi meraviglia questa polemica di Garbatini, che in campagna elettorale fa le polemiche come se fosse lo sport nazionale chiedere le dimissioni del Presidente del Consiglio. Forse farebbe meglio chiedere le dimissioni del Presidente Spacca, di cui è alleato e al quale ha fatto l'opposizione per molti anni insieme al suo collega Carloni, perché Carloni ha fatto il consigliere regionale di centrodestra, facendo l'opposizione a Spacca. Oggi Spacca è il loro candidato presidente.